Ed essendo qua a Milano, essendo fuori, mamma mia che luce, non poteva mancare un piccolo allenamento. E si parte. Sì, raga. Beh, raga, cosa dire? Questa corsa ne valsa la pena. Perché non ci crede. Sono in controluce. Sono in controluce. Questo sono tamponato. E mi sono tamponato, state tranquilli, poi non c'è nessuno accanto a me. 3 km per arrivare qua. Non entro all'inquadratura. Bellissimo, correre per le vie di Milano, bellissimo. Questo mi mancava, ancora correre a Milano. Chi lo sa se forse riuscirò a organizzare una mezza maratona. Ero venuto una volta qua a Milano, ma non avevo mai corso per le vie di Milano. È bellissimo, veramente bellissimo. Vi faccio vedere qualcosa. Torna messo a casa prima che il sole scompare. Ritorno a casa. Devo dire che è molto bello correre per le vie di Milano. Logicamente semafori e ancora semafori. Sono quasi arrivato a casa. Dai, però veramente bello riuscire ad allenarsi in qualsiasi posto. Ho finito con questa schermata. Io ho un problema, solo qua mi dà il passo medio e quant'altro. Con questa schermata non riesco ad avere in diretta la media del passo. E se voi sapete come cambiare il quadrante e avere la media del passo mentre sto correndo, fatemelo sapere qua giù nei commenti. Vi invito anche a seguirmi su Instagram e su Strava, dove pubblico tutti gli allenamenti. Oggi era una passeggiata per le vie di Milano con destinazione finale la piazza che avete visto poco fa. Quindi fatemi sapere nei commenti, qua giù, come si modifica il quadrante dell'Apple Watch. Continuiamo adesso con il video.
Adesso dopo questo bellissimo allenamento vi aggiornerò su quello che accadrà.